Cyberpunk 2077 è stato un fallimento, inutile girarci attorno. Atteso anche dal sottoscritto come il potenziale gioco della generazione e sicuramente come l'apice del 2020, si è rivelato uno dei più grandi flop della storia del videogame, causando un danno d'immagine a CD Projekt Red che difficilmente sarà dimenticato. Le colpe dello studio polacco sono state tantissime, dalla malgestione del team di sviluppo ad una campagna marketing che ha alzato l'hype a dismisura, passando per un'uscita tremendamente anticipata con una marea di tagli e mancanze, fino al rilascio su delle console, quelle old gen, su cui semplicemente il gioco non poteva e mai potrà funzionare in modo accettabile. Proprio per questi motivi sono stato tremendamente combattuto durante la scrittura di questo video. Sono stato combattuto come non mi accadeva dai tempi di Nier Automata, perché è vero, Cyberpunk 2077 è un gioco con grossi problemi e gravi mancanze, ma anche un prodotto che ha saputo toccare alcune delle vette più alte che abbia mai visto in questo medium. Cos'è il transumanesimo? Il transumanesimo è una corrente culturale e filosofica che nasce negli anni 50 del secolo scorso e che sostiene l'uso di scienza e tecnologia per trascendere i limiti dell'essere umano, aumentandone le capacità fisiche e psichiche o eliminandone i limiti intrinsechi, su tutti l'invecchiamento. Una corrente di pensiero che ha fatto e fa discutere e che è diventata uno dei temi più cari al genere cyberpunk, che insieme all'intelligenza artificiale e alla feroce critica al capitalismo ne ha fatto uno dei pilastri di molti suoi racconti. Cyberpunk 2077 e Deus Ex, non a caso, parlano proprio di transumanesimo, ma lo fanno in due modi totalmente differenti. Se il capolavoro di Eidos Montréal, specialmente con Mankind Divided, si concentrava sulle conseguenze sociali degli innesti cibernetici nel corpo umano, sulla paura verso il diverso e la discriminazione, CD Projekt Red si è concentrata sull'aspetto più filosofico del tema. Quando un essere umano potenziato può ancora essere considerato tale e dov'è quel limite che separa l'uomo dalla macchina? Nella presenza di un cervello umano? Nei ricordi e nella coscienza, o in qualcosa che ancora non possiamo afferrare e che chiamiamo anima. È proprio intorno a questa tematica che ruota la maestosa trama principale di Cyberpunk 2077. Dopo pochissime ore di gioco, infatti, V, il protagonista, si trova con un biochip piantato in testa, un chip contenente la copia della mente di Johnny Silverhand, un rocker terrorista vissuto 50 anni prima, una vera leggenda di Night City. Il gioco racconta di una vera e propria guerra, da una parte contro la personalità di Johnny, destinata per programmazione del biochip a soppiantare lentamente, ma inesorabilmente, quella di V, dall'altra contro l'immensa corporazione creatrice del chip e in possesso della tecnologia per poter impedire a V di svanire sotto la follia di Silverhand. Ciò che più mi è piaciuto nella storia del gioco è stato proprio il rapporto con Johnny, che per tutto il corso dell'avventura è stata una sorta di coscienza malevola, comparendoci come visione in quasi ogni situazione, pronto a commentare sia i dialoghi più impegnati e importanti che quelli più scanzonati. Da una parte, infatti, Silverhand è un folle che non si farebbe scrupoli a spazzare via con un'atomica mezza città per raggiungere il suo scopo. Dall'altra, però, le motivazioni della sua lotta sono, almeno a mio modo di vedere, condivisibilissime. Proprio la questione della sostituzione di personalità l'ho trovata un'opera di rottura della quarta parete e di metanarrativa pazzesca. Questo perché sono gli stessi personaggi del gioco a spiegarci che lo scambio fra le menti di V e di Johnny avverrà in modo subdolo, con il protagonista che inizierà a ragionare sempre più in modo affine al terrorista, approvando delle scelte che poco prima avrebbe trovato inaccettabili. E sarebbe stato semplice rappresentare questo cambiamento tramite una classica discesa nella follia di V. Ciò che ha fatto CD Projekt, invece, è stato lasciare questo processo totalmente nelle mani del giocatore. Per tutto il gioco, infatti, Johnny parla al protagonista, spiegando le sue motivazioni e le sue scelte passate. Le spiega a V, certo, ma anche a noi, e quando giunge il momento decisivo, sono le nostre scelte a decidere il destino di V e di Night City.
La trasformazione del protagonista è anche la trasformazione del giocatore e avverrà solo se ci lasceremo convincere dagli ideali, ma soprattutto dai metodi di Johnny, che con il sottoscritto, fra parentesi, ha sfondato una porta aperta, viste le mie idee antiliberiste e anticapitaliste che mi porto dietro praticamente da sempre. Il gioco, infatti, è impregnato di una ferocissima critica al neoliberismo e al capitalismo più esasperato, in una società che CD Projekt dipinge come estrema, è vero, ma con degli ideali identici a quelli che stanno spingendo la nostra verso quella esatta direzione. Una società in cui il controllo e l'intervento dello Stato è ormai quasi ininfluente e in cui ogni aspetto della vita dei cittadini, dalla sanità all'ordine pubblico all'istruzione, è appaltato a dei colossi privati che, ovviamente, pensando ai loro interessi in quanto privati, scavano un solco sempre più profondo fra le classi più agiate e quelle più povere. Le prime, in possesso di costosissime assicurazioni sanitarie, in grado di gestire interventi d'emergenza rapidissimi e quasi miracolosi. Le seconde, relegate al barcamenarsi in una sanità pubblica pressoché inesistente, con liste d'attesa a lunghe anni e condannate a morire di stenti anche per le malattie meno gravi. Ovunque a Night City si possono trovare testimonianze di sfruttamento estremo, volantini pubblicitari che elogiano questa o quella corporazione per il grande rispetto che porta verso i suoi dipendenti, facendoli lavorare solamente 14 ore al giorno. Un mondo marcio, malato, dove chi è rimasto indietro per nascita o per demerito non ha nessuna possibilità di salvarsi dal suo destino fatto di miseria e degrado, e se lo fa andare bene, dato che qualsiasi tipo di lotta sociale è stata ormai estirpata e chi prova a rompere il sistema viene visto come un terrorista sovversivo, viene visto come un Johnny Silverhand. Insomma, lo avrete capito. Le tematiche di Cyberpunk 2077 mi hanno profondamente coinvolto e colpito, ma sarebbe un errore pensare che sia un gioco narrativamente affine solo a chi ha una certa visione del mondo. Ciò che fa veramente la differenza, oltre alle tematiche trattate, è il modo in cui la storia è raccontata e la messa in scena di ogni dialogo o filmato. Devo essere sincero, nutrivo qualche dubbio nella scelta di CD Projekt di narrare l'intera avventura in prima persona. Alcuni dei momenti migliori di The Witcher erano stati esaltati proprio grazie a degli splendidi filmati in motore di gioco, quindi credevo che la prima persona sarebbe stata un po' limitante. Beh, mi sbagliavo di grosso. La regia di Cyberpunk è pazzesca, nonostante il punto di vista non si stacchi mai dallo sguardo del protagonista. Sia le scene in cui i movimenti della visuale sono scriptati, sia quelle in cui siamo liberi di muoverci, sono orchestrate alla perfezione grazie ad una serie di interpretazioni di un livello mai visto in un gioco di questa dimensione. Anche un semplice dialogo su una tavola calda riesce ad essere non banale, con il personaggio con il quale stiamo interloquendo che si muove, parla e gesticola esattamente come farebbe una persona reale. Raramente mi è capitato di trovare NPC così vivi, così espressivi, e guardare la skyline notturna di Night City da un tetto con Judy, o stare accampati intorno al fuoco nelle Badlands con Panam, mi ha dato veramente la sensazione di essere lì e avere al fianco un personaggio reale, anche perché la scrittura dei dialoghi tocca vette altissime. È vero, non sono tanti personaggi veramente approfonditi, non è una storia corale, ma tutto ruota attorno a 5-6 comprimari, che però sono scritti alla perfezione e presentano dei rami di quest lunghi e complessi che saranno poi determinanti per il finale. Ho sentito molti dire che il gioco non presenta bivi narrativi, che la storia fila dritta sullo stesso binario, e in parte possono anche avere ragione. In parte però. Senza fare alcuno spoiler, posso dire che se è vero che la storia prosegue lungo una determinata direzione per buona parte della campagna, ad un certo punto ci viene posta una scelta che influenza non solo il finale, ma l'intero ultimo atto. Ecco, le possibilità che abbiamo in questa scelta sono determinate da quali quest secondarie abbiamo completato e dalle scelte che abbiamo compiuto in esse. Chiaramente non si tratta di una libertà paragonabile a quella di altri GDR, penso a Divinity Original Sin o Fallout, ma ho comunque apprezzato il premiare i giocatori che hanno deciso di approfondire i rapporti con determinati personaggi, dandogli un ventaglio più ampio di scelte possibili.
Insomma, senza dilungarmi oltre, perché ormai lo avrete capito, il comparto narrativo di Cyberpunk 2077 è allo stato dell'arte. Lo è nella storyline principale, lo è nelle tematiche trattate, lo è nella scrittura dei personaggi e nella loro interpretazione. E, non ultimo, nella lore del mondo, approfondita all'inverosimile grazie ad una quantità smodata di documenti e riferimenti sparsi ovunque. Tale monumentale comparto narrativo sarebbe stato sufficiente per permettere a Cyberpunk di raggiungere l'eccellenza, se solo fosse stato affiancato da un gameplay, non dico stellare, ma almeno solido. Ed è proprio qui che CD Projekt è caduta. Sarebbe disonesto giudicare come pessimo il gameplay di Cyberpunk e mentirei se non dicessi che mi sono divertito, che mi ha intrattenuto per quasi 100 ore e che continuerò a giocarlo nei prossimi anni. Probabilmente, però, se fosse stato semplicemente un gioco pessimo con design scadente e meccaniche banali, mi avrebbe dato molto meno fastidio. Giocare Cyberpunk è stata una continua montagna russa con vette altissime alternate subito dopo da picchiate verso la più becera mediocrità. Una disparità qualitativa che ha messo in mostra tutti i problemi di sviluppo che hanno attanagliato CD Projekt in questi anni. Cyberpunk, infatti, è un gioco della Madonna quando funziona. Il problema è che basta pochissimo per abbattere l'impalcatura che tiene in piedi questo autentico sentiero dorato. La disparità è ovunque si guardi con qualsiasi grado di lettura. Lo è nel design delle missioni, innanzitutto, quelle principali che sono realizzate divinamente, paragonabili alle meraviglie di Deus Ex Mankind Divided, con 3, 4, 5 approcci e percorsi possibili, bivi narrativi che ne possono variare l'esito e una grande rigiocabilità. Poi però si passa alle secondarie che, se dal punto di vista narrativo non hanno nulla da invidiare alle principali, a livello di design denotano l'immensa disparità di tempo e budget impiegati. Quasi tutte le quest secondarie sono dei corridoi senza alcun tipo di libertà d'approccio, con compiti che spesso implicano l'andare dal punto A al punto B, e se questo non mi avrebbe creato troppi problemi in un altro titolo, vederle affiancate a certe quest stupende giocate giusto mezz'ora prima mi ha dato un fastidio che non avete idea. Il tutto comunque, sia i livelli meglio realizzati che quelli pessimi, è macchiato da quello che secondo me è il più grande problema di Cyberpunk 2077, l'intelligenza artificiale. Ora, non che i videogiochi di questi anni ci abbiano ben abituato in questo senso, il fatto che FIAR del 2005 faccia ancora scuola quando si parla di intelligenza artificiale fa capire quanto poco si sia spinta avanti l'asticella in questo ambito, ma nonostante ciò Cyberpunk riesce comunque a spiccare verso il basso. I nemici sono di un'imbecillità che rasenta e talvolta abbraccia il ridicolo, sia nelle fasi più action che in quelle stealth. E se nelle prime non crea troppi problemi, dato che di FPS in cui i nemici sono dei rincoglioniti è pieno il mercato, in quelle stealth va troppo spesso a rovinare, in modo serio, l'esperienza. Nella mia run, ad esempio, mi sono buildato il personaggio con una forte predilizione verso l'hacking e, da un certo punto in avanti, mi bastavano due hack rapidi per friggere il cervello di pressoché qualunque sgherro. Da lì in poi avrei potuto finire ogni missione appostandomi dietro un muro e uccidendo a colpi di shock cerebrale tutti i nemici presenti nell'area, tanto i loro compari erano talmente stupidi che quando vedevano uno, due, tre dei loro cadere a terra con la testa esplosa, non è che gli veniva il dubbio che ci fosse qualcuno in zona, no no, andavano sul corpo del tizio appena fritto per vedere cos'era successo, finendo per essere i prossimi. Questo è successo con gli hack rapidi, ma non pensate che anche il classico metodo stealth con uccisioni corpo a corpo non diventi dopo qualche ora una festa a chi trolla meglio gli NPC. A queste grosse problematiche si sono aggiunte poi una sfilza di glitch e bug, con nemici incastrati dietro i muri o semplicemente che non mi vedevano se gli capitavo davanti, anche se, devo ammetterlo, con le ultime patch uscite in estate la situazione almeno sul fronte bug è decisamente migliorata.
Finora però, ve ne sarete accorti, ho parlato di Cyberpunk come fosse un immersive sim lineare, quasi a livelli, quando invece è un open world, free roaming in una mappa immensa di una città che è stata pubblicizzata come viva, pulsante e realistica come non mai. Questo perché l'open world di Cyberpunk merita un paragrafo a parte, dato che si è rivelato, senza ombra di dubbio, il punto più basso del gioco. Non fraintendetemi, la realizzazione di Night City è incredibile da un punto di vista artistico e di design. Il punto è che l'open world risulta, conti fatti, assolutamente inutile, con le meccaniche ad esso legate che fanno acqua da tutte le parti. Il sistema di fazioni, tanto pubblicizzato, semplicemente non è presente e non esiste alcuna gestione della reputazione che ci permetta, in puro stile gioco di ruolo, di migliorare i nostri rapporti con una o un'altra gang. La barra dedicata alla reputazione, infatti, è universale e cresce semplicemente svolgendo i vari compiti secondari in giro per la città. E il suo aumento non va ad impattare praticamente in nulla nel gioco, dandoci qualche sparuto bonus come degli sconti nei vari negozi. Quando si guarda poi all'esplorazione del mondo, alle motivazioni che dovrebbero spingere il giocatore a girovagare per la mappa, ci si rende conto che semplicemente non ce ne sono. Night City tanto è bella da guardare quanto immobile da toccare. Gli abitanti che la popolano sono poco più che dei manichini e non esiste alcun evento che attiri l'attenzione del giocatore, che gli faccia dire: ecco, vedi che ho fatto bene a farmi questa strada a piedi? Sembra quasi che CD Projekt abbia tentato goffamente di riprodurre il free roaming di GTA, fallendo però miseramente, e l'emblema di questo fallimento è senza ombra di dubbio la polizia, presente ma non dotata di un'intelligenza artificiale. La prima volta che ho provato a commettere un crimine, mi sono reso conto che i poliziotti non stavano arrivando in auto, in aereo o in paracadute. No, si stavano teletrasportando tutto intorno a me e non aveva importanza che fossi in una strada trafficata o dentro uno sgabuzzino. Loro comunque mi spawnavano a 5 metri di distanza. La cosa migliore però è arrivata dopo, quando ho tentato la fuga, aspettandomi un inseguimento alla GTA, e mi sono reso conto che non mi seguivano perché nel gioco non è presente una routine di intelligenza artificiale che permetta agli NPC di salire a bordo di un'auto e di seguirti. Imbarazzante. Un disastro, direte voi. Sì, su tutta la linea. Eppure sembra che CD Projekt abbia capito che mare di letame aveva creato e abbia fatto di tutto per non farci imbattere il giocatore. Il gioco infatti non ti spinge minimamente ad usufruire dell'open world. In 80 ore, fatta eccezione per un paio di test, non ho mai sentito il bisogno di compiere un crimine, di sparare sulla folla o di triggerare la polizia. La stessa mappa è riempita di punti di viaggio rapido che rendono qualsiasi spostamento da una parte all'altra non più lungo di 2-3 minuti. L'open world è una porcheria, vero, ma il gioco fa finta che non esista e se lo assecondiamo, fidatevi, la sua pochezza diventa un non fattore. Detto ciò, in sede di analisi non posso far finta di niente. Se inserisci una componente in un gioco, o la fai bene o non la metti, e se le risorse impiegate per creare l'immensa mappa e tutte quelle meccaniche abbozzate fossero state impiegate per rifinire le missioni, il risultato finale ne avrebbe senza dubbio giovato. Guardando la cosa da un altro punto di vista, però, sarebbe stato un peccato perdersi Night City, perdersi una delle più belle location di tutti i tempi. Se Cyberpunk 2077 infatti fallisce in parte sotto il profilo del gameplay, dove assolutamente non teme paragoni, è sul fronte tecnico e artistico. Su PC, Cyberpunk setta nuovi standard visivi, abbracciando tutte le moderne tecnologie nel rendering grafico, dal ray tracing, che se spinto al massimo gestisce un'illuminazione globale pressoché totale, al DLSS, ed essendo praticamente il primo gioco, insieme a Star Citizen, a sfruttare in modo intenso l'SSD.
La mole poligonale a schermo in ogni momento è impressionante. Ogni elemento dello scenario fa la sua porca figura, dal cestino della spazzatura al modello dei personaggi. Cyberpunk ha fatto nel 2020 quello che Crysis fece nel 2007, con la differenza che Cyberpunk, a dispetto dei glitch e dei bug, è ottimizzato bene, perché far girare una roba del genere su una 2070 Super in Quad HD a 60 fotogrammi al secondo non è un'impresa da poco. Questa mostruosità tecnica si affianca poi ad una cura artistica quasi impareggiabile. Night City è una vera e propria opera d'arte poligonale, un concentrato di tutto ciò che Cyberpunk ha immaginato negli ultimi 50 anni, e la sua vastità ha permesso al team di sviluppo di variare in modo plausibile le atmosfere dei vari distretti. Si passa così dallo stile industrial a quello cristallino e fintamente pulito delle zone più ricche, passando per il lerciume dei distretti più periferici come Pacifica e la caoticità dei mercatini di Chinatown. Tutto questo, ben di Dio, ha fatto sì che nonostante il gioco a livello di meccaniche non dia un solo buon motivo per non usare il viaggio rapido, io mi sia fatto più e più volte la città da parte a parte in auto o a piedi, tanto era bello, immersivo e coinvolgente immergersi in quelle stradine, sia alla prima che all'ottantesima ora di gioco. Oltre alla città devo citare il design dei personaggi, che fanno impressione da quanto risultano vivi e curati, con le punte di diamante toccate senza ombra di dubbio da Goro e Judy, dei veri e propri capolavori per design ed espressività. Allo stesso livello il sound design, con un'effettistica maestosa, in grado di immergere totalmente nell'atmosfera con un mix di rumori ambientali, musiche delle pubblicità neon, assolutamente ipnotici. La colonna sonora ha alcune tracce stupende, ma non fa capolino spesso, lasciando che siano i rumori e le musiche della città, anche queste originali, ad accompagnare il giocatore, entrando prepotentemente in scena solo durante i momenti più importanti o le sparatorie più intense. Ottimo anche il doppiaggio in italiano per quasi tutti i personaggi. Fa abbastanza impressione la tecnologia che CD Projekt ha implementato nel suo motore, un tool che anima il volto dei personaggi in base alla traccia audio, creando lo stupendo effetto di avere un labiale in italiano. Paradossalmente, la performance più attesa e pubblicizzata, quella di Luca Ward per Keanu Reeves, è quella che mi ha convinto di meno. Chiariamoci, Ward è un mostro e quando parte con certi monologhi è veramente impressionante. Ma fin troppe volte mi è sembrato che recitasse senza sapere bene il contesto, risultando talvolta in battute dette in modo poco realistico per ciò che stava accadendo in quel momento. Cosa che negli altri attori, da V a Judy, da Panam a Jackie, non ho particolarmente notato. Non so il motivo, potrebbe essere una questione di direzione del doppiaggio o semplicemente una maggiore abitudine per chi doppia abitualmente i videogiochi a recitare senza vedere cosa si sta doppiando. Poco male, la versione italiana è comunque stupenda e l'impegno da parte di CD Projekt e Namco per portarci una localizzazione del genere in un gioco così mastodontico e ricco di dialoghi va assolutamente lodato. L'intera zona era in attesa che venisse costruita un'estensione dell'autostrada. Doveva ridare vita alla città. Ovviamente non è successo. Quante città fantasma ci sono in giro? Centinaia? In tutto il paese? Migliaia. L'altro giorno stavo guidando sulla I-80. Basta fermarsi un attimo quando fa buio e non c'è nessuno in giro. È lì che lo senti. Cosa? Il vento che soffia tra le assi che sbarrano le finestre. I rami che rotolano sulla terra secca. È così che muoiono le città. Non con uno schianto, ma con un sussurro. Un lamento. Il mito di Icaro è spesso utilizzato come metafora per prodotti con enormi ambizioni che, volando troppo vicino al sole, sono finiti per cadere rovinosamente. Penso però che questo parallelismo, fin troppo abusato, sia ingeneroso nei confronti di Cyberpunk 2077. CD Projekt il sole non ha solo provato a raggiungerlo, ma è riuscita a toccarlo, restandoci aggrappata con le unghie e con i denti, mentre il calore scioglieva non solo le ali, ma tutto il resto, facendo sprofondare i suoi piedi nelle profondità degli abissi.
Cyberpunk 2077 è un prodotto unico, un gioco che riesce ad arrivare dove nessuno era mai arrivato e, contemporaneamente, a toccare i profondi abissi della mediocrità. Un progetto che, nonostante abbia puntato molto più in alto di dove i mezzi a sua disposizione l'avrebbero potuto spingere, è comunque riuscito a raggiungere molti suoi obiettivi, fallendo però miseramente in altri. È proprio per questa ambizione che penso vada premiato. Ci sono tanti titoli che non sbagliano, che giocano sul sicuro, che se ne fregano di innovare o di spingere l'asticella qualitativa più in alto di dove era prima. Giochi meritevoli, non dico di no, molti di questi li apprezzo e li gioco regolarmente. Poi però capita talvolta di trovarsi dinanzi ad opere che osano arrivare dove nessuno aveva mai osato. Talvolta ci riescono e li chiamiamo capolavori assoluti, altre volte falliscono. Cyberpunk è indubbio abbia fallito, è indubbio che CD Projekt non sia riuscita a sostenere il peso del monumento che stava forgiando, che gli sia sfuggito di mano e si sia pesantemente incrinato. Un'intelligenza artificiale imbarazzante, un open world presente ma solo sulla carta e un'enorme quantità di contenuti, molti dei quali realizzati solo a metà, sono risultato di questa caduta. Guardando però oltre le crepe, c'è un'opera che sotto il profilo artistico e narrativo tocca alcuni dei punti più alti mai visti in un videogioco e ci butta in un'ambientazione che resterà nella storia del medium. Per questo motivo reputo Cyberpunk 2077 una grandissima delusione, ma contemporaneamente una delle esperienze videoludiche più belle degli ultimi anni. Se avete un PC da gaming, non fatevi influenzare dalle compilation di bug presenti su YouTube o dai pareri più estremi delle versioni PlayStation 4 e Xbox One. Giocatelo senza pensare a cosa sarebbe potuto essere, ma a quello che è. E se avete una console di nuova generazione, fatevi un piacere. Quando uscirà la patch next gen, compratelo, perché quello che giocherete non sarà un capolavoro, ma vi rimarrà impresso nella mente e nel cuore per molto, molto tempo. Non esistono mani pulite. La cosa importante è come le sporchi. Sentiamo allora, come hai sporcato le tue? Riduci i consumi in tutti i tuoi viaggi. Be Hybrid Drive Suzuki.